Ehi la ciurma, io sono Valsatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Xtreme Conflict. Visto che nello scorso episodio non abbiamo avuto tanto modo di osservare esattamente che cosa abbiamo fatto e dove siamo stati, inizierei questo episodio guardandoci un attimo intorno e vediamo un po' dove siamo finiti. Ah, oddio, dobbiamo già andare a fare un pattugliamento. Mi aspettavo di avere un pochettino più di tempo. Comunque, rapidamente, da Omicron Library, lo scorso episodio siamo passati su al Circolo del Lavoro e poi al Cimitero degli Eretici. Non abbiamo visitato bene nessuno di questi posti, come potete vedere, non sono esplorati completamente. Vabbè, adesso siamo al di fuori, quindi non possiamo vedere bene che cosa c'è. Ma anche qui ci sono parecchie stazioni che non sono ancora state visualizzate. Perché la mappa viene scoperta pian piano e quindi ogni volta che scopriamo una stazione o vediamo qualcosa all'interno dello spazio di quel settore, viene aggiunto alla mappa. E possiamo vederlo anche dall'esterno, tranne le cose che stanno succedendo, ecco, nel senso che, per esempio, nel circolo del lavoro stanno passando delle navi adesso, ma non possiamo saperlo perché ovviamente non abbiamo niente che ce lo possa dire all'interno. Ah, effettivamente devo prima selezionare le cose. Ci vediamo dall'altro lato, allora. Entering system, asteroid belt. Siamo entrati in un nuovo sistema, asteroidi del Sole. Toglierei il sistema di autopilota. Tra l'altro, vorrei far notare di quanto dannatamente sia bella questa spazio... sta... questa spazione sta... questa stazione spaziale. Cioè, davvero favolosa, favolo, è enorme. È un capolavoro. Ma noi dobbiamo andare oltre, perché ci ha detto che dobbiamo andare su. Ah, tra l'altro questo qua è un warp che salta da un'altra parte, non sono esattamente collegato, non è esattamente dritto a nord. Qui stiamo andando, siamo entrati nel sistema solare in pratica, mentre prima non eravamo nel sistema solare. E stiamo continuando per andare verso Urano, da quanto ci ha detto il pilota. La missione è per pattugliare Urano. Direi che possiamo ancora provare a farla, quindi andiamo su Urano. No, comunque è davvero bellissima questa stazione. È davvero bellissima, niente a che vedere con le altre. Non vorrei dire, ragazzi, ma questo warp mi sembra davvero diverso dagli altri che abbiamo incontrato finora. Probabilmente ci sarà una motivazione storica perché questi qua sono all'interno del sistema solare. Magari quelli all'interno del sistema solare sono diversi da quelli esterni. No, fantastico. Siamo nel sistema di Giove. Queste stazioni spaziali sono bellissime. Noi dobbiamo arrivare a Urano, che è ancora più in là. Come potete vedere siamo appena entrati, quindi non ci ha segnato nessuna stazione spaziale. Nonostante noi le vediamo nello scope range visivo, non sono state scoperte, quindi togliti il sistema automatico, pilota automatico. E quindi non appena vengono, entrano in range per essere segnate sulla mappa, appaiono sulla mappa. Tipo forse adesso questa qua a destra, ecco, adesso dovrebbe averla mappata. Controlliamo. Sì, ha mappato anche una a sinistra. Quella è la base orbitale di pattugliamento. E a sinistra abbiamo impassato da poco una fabbrica di testate materia antimateria. Entering system Saturn. Oh dei ragazzi, questo è Saturno. Autopilot off. Non sbarcheremo mai sopra dei pianeti, ma il passarci accanto, passare accanto a questi pianeti così familiari, diciamo, è una bellissima impressione. Prossimo salto dovrebbe essere quello per Urano, da quanto ha detto la vocina di sottofondo. Tra l'altro ho ridotto un pochettino la webcam in basso perché ho notato che nello scorso episodio erano rimasti tagliati un po' i sottotitoli. E visto che è tutto parlato in inglese, può essere difficile per chi non capisce bene l'inglese stare dietro ai sottotitoli.
cioè stare dietro all'audio inglese se i sottotitoli sono parzialmente coperti. Quindi ho diminuito un pochettino la webcam. Spero che adesso vada bene, che non copra tutto. Finora non posso esserne certo perché non ci sono stati sottotitoli particolarmente lunghi. La scorsa volta con la missione c'erano dei sottotitoli abbastanza lunghini. Comunque sì, è ufficiale, i warp nel sistema solare sono diversi dai warp che ci sono in tutto il resto dell'universo. Noi per ora abbiamo incontrato pochi warp. Ma io, avendo provato il gioco prima di iniziare la serie, posso dirvi che non ce n'è uguali a questi in Entering tutto quello che system, ho incontrato Uranus. io. Stiamo entrando su Urano, ok, quindi dovremmo andare a cercare. No, comunque è bellissimo qua, ragazzi. Cioè, Autopilot off. Spore era favolosa come serie, ma siamo davvero vicinissimi a Urano. Con tutto il pulviscolo spaziale che ci arriva addosso. No, è bellissimo. È Terra, bellissimo. Scimitar. Spero che piaccia a voi questa serie come sta piacendo a me, perché davvero Autopilot activated. sono stra contento. Voglio capire se ho un comando rapido per. No, mi sa di no. Per la comunicazione, mi sa di no. Sto andando vicino, mi sa che mi conviene. A comunicazione sono troppo lontano ancora, comunque. Può essere che sia per quello che non mi ha preso la comunicazione. Vedete che possiamo farlo anche dal. Sì, possiamo farlo anche da qua. Ah, ma devo fare rapporto. Ma io non ho fatto nessun pattugliamento, però. Aspettate, leggiamo un attimo la missione che ci ho dato. Mie missioni. Parla con Tenente Samuel P. Ok. Però, là lui. Cioè. Proviamo, magari la traduzione. Ok. USC is very interested in you and what you're capable of. Most of our boys have never fought against anything before. But from what I hear, skirmishes are commonplace in the Commonwealth. Well, let's get this little two on the way. Ok, sembra che dobbiamo seguirlo e tirare giù qualche Xenon, probabilmente. Dice che ci sono dei suoi soldati che non sono particolarmente esperti, e allora andremo a fare. Ah, stanno uscendo forse delle altre astronavi che Sir, verranno I'm con tracking noi. an unusual echo here on the grav. A faint line moving through the sector, coming in from the outer solar system, apparently. Nothing on my screen, pilot. That's probably a micrometeoroid. Sometimes one will enter the transit accelerator and shoot across the populated area. They do register on the grav sometimes, if they're heavy enough. Secondo me non è, ha ragione l'altro pilota, che non è un Ones on my piccolo. grav as well, sir. Two of them. I see them now. Five of them. They must have disintegrated during transit, perhaps. Attention, all pilots. Terraformer attack reported in Neptune orbit. No AGI ships must be allowed to survive this incursion. Proceed to Neptune immediately. What? Sapevo. Terraformer? It's been over 20 years since. You heard the captain, people. Break orbit, set course for Neptune. Follow my lead. Execute. Autopilot Ok, dobbiamo andare su activated. Nettuno allora. Ok, Entering system, Neptune. ragazzi, già si vedono sul Autopilot radar. off. Cutscene? They're all over me! Too many to count! Oddio! No, sono già stati distrutti. Orbital defense station. Xenon M. No aim. Ah, fortuna che c'è la torretta alla USC Food difensiva. Supply Factory M. USC Food Supply No, non Factory voglio quella, M. voglio lo Alpha. Xenon, la so. Vabbè, USC andiamo in quella Food Supply direzione. Factory L. Alpha.
Quanti, ragazzi, quanti? Ma non riesco neanche a entrare nel range che sono già giù. Poltergeist missile. Qua Poltergeist missile. We've got new intel suggesting that this is just a decoy attack. A handful of AI drones have sneaked past our guard and stolen information from a research facility in Mars orbit. They're already heading back into the outer system, possibly to rendezvous with a ship. Oddio. You'll be sending one of your pilots to the Oort cloud to patrol the gate just in case one of the drones gets there. It must then be followed to its destination and, if possible, destroyed. Drones? Saw the tracks on the ground where no micrometeorites after all. All right, pilot, you're up. Blow those damn things out of the sky. Good luck. Execute. Ok, quindi alla fin fine gli AGI che ci hanno attaccato qua era un diversivo perché i droni stavano invece prendendo delle informazioni da un'altra parte. Sembra che vogliano andare a venderle da un'astronave che comunque le stanno portando da un'altra parte. Siamo all'inseguimento quindi di questi droni, da quanto ho capito. Ok, eccoci in nube di Oort, vediamo cosa ci aspetta. Aspetta il drone messaggero, vuol dire che deve arrivare da qua. Eccolo! Piglialo, autopilota dietro. Cribbio se va veloce però sto drone. Ok che è super leggero, ma mannaggia, 350 metri al secondo, noi ne abbiamo solo 121. Speriamo di essere abbastanza... ma mi sa che non riusciamo a farla sta missione se va così veloce il drone. È già al di fuori del nostro sistema. Cioè, del nostro... scanner. Di base abbiamo un duplex scanner. Low aim. Ecco, l'abbiamo perso. Another drone is heading into Oort cloud. Intercepted. Ah, ne arrivano altri. Ok. Eccone un altro, ragazzi. Vorrei un attimo prenderlo di mira. Ok. E a questo punto proviamo ad andare in questa direzione. Tanto lui dovrebbe raggiungerci. Tecnicamente dovrebbe avere un percorso preimpostato, quindi noi stiamo andando nella sua stessa direzione, solo che lui ci sta raggiungendo. È un inseguimento un po' strano effettivamente, perché noi lo stiamo inseguendo sapendo già che andrà più avanti di noi. Ci sta Jump raggiungendo. beacon. Che sta succedendo? No aim. Cos'è successo? Pilot, this is Lieutenant Plinter. I've got a message from command that all drones are either destroyed or intercepted. Command is mighty impressed with your achievements today, and I'm too. Ma non abbiamo fatto niente! Terran, Cioè, Scimitar. doveva essere distrutto e non doveva essere seguito, quindi. Capito niente.
Io seguire lui che pare vedere di capire qualcosa in più. Che strana missione, non sto capendo granché. Cioè, allora, ricapitolando, ci sono stati identificati dei corpi piccoli, non si sapeva che cosa fossero, e si supponeva fossero dei meteoriti. A un certo punto arriva un attacco Xenon su Urano, da quanto ho capito, da quanto mi ricordo. I Xenon vengono distrutti, ma ci accorgiamo che in realtà gli oggetti non identificati non erano meteoriti, ma erano dei droni che mandavano dei... stavano rubando delle comunicazioni portandole in un'altra zona. Abbiamo seguito quei droni che sono stati distrutti e adesso stiamo seguendo di nuovo il capitano per vedere cosa... si toglie un attimo l'autopilota. Dove è andato lui però adesso? Dove dobbiamo andare come missione? Plutone dobbiamo andare? Siamo su Plutone, quindi dove... cosa... arriverà qualche comunicazione probabilmente. Entering system Neptune. Ok, ci dice di nuovo di pattugliare Nettuno. Credo che ci vorrà una vita e mezza qua. Autopilot on. Dato che vediamo se c'è qualcosa di interessante qua da visualizzare. C'è una stazione orbitale difensiva, il pianeta di filtraggio dell'acqua nuovamente. Qua quanta acqua, più o meno come prima. Preparazione di alimenti. Ok. Ah, vogliono tantissimo l'acqua. Se poi te la pagano. Proviamo ad andarci allora. No, la pagano comunque pochissimo, 34. Cioè se dovessimo pagare a 38 come era prima non vale proprio la pena. Anche perché sono poi delle risorse secondarie, quindi non ne hanno tanto bisogno come delle risorse primarie. Quello però che mi ha incuriosito è andare a vedere questa stazione qui accanto, di che cosa si tratta. Fabbrica di mine materia antimateria. Ok. Ok. Invece qua dietro che cos'è che abbiamo? Mi sa di una stazione commerciale o qualcosa di simile, perché è molto grande sembra. USC Orbital Logistics Dock. No, non volevo selezionare quello. Volevo selezionare quello dietro, vabbè. Cioè di spostarci nuovamente a pattugliare un altro sistema. Entering system Uranus. E dobbiamo pattugliare ancora. You have gained recognition. Abbiamo appena guadagnato reputazione perché sono riuscito a commerciare un pochettino di celle di energia nel frattempo mentre ero qua, e quindi siamo saliti di livello anche nei confronti della reputazione con i terrestri, che è un'ottima cosa. Ottimo, ottimo. Entering system Saturn. Autopilot off. All right. Debrief at the Saturn research station. They want to get as much sensor data as possible. I hear the scientists already have their hands full ripping open half their fleet's black boxes, so there's no rush. Ok, quindi dobbiamo andare a consegnare i dati dei nostri sensori per quel poco che potrebbero aver raccolto. Andiamo ad approdare quindi sulla stazione di ricerca. Whee! Bellissima anche questa comunque. Per quanto il gioco sia vecchio, hanno ancora il loro fascino queste stazioni spaziali. Welcome aboard
station. Connection to local trading network established. Ok, credo che dovrò. No, commercio. You've been ordered to meet with Major General Ichiyama at the ATF outpost in the asteroid belt. Seems you're getting yourself noticed, pilot. Oh, devo andare a parlare con quello, quindi non devo più comunicare con questi. Mi sa di no. Però ragazzi, credo davvero che sia tantissimo il tempo da cui stiamo registrando. E quindi credo che taglierò qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Continueremo esattamente da questo punto, da dove ci siamo lasciati. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti, buona giornata.